tutti devono impedire di contribuire a diffondere questo contagio. Ciò detto, le domande che stanno arrivando sono veramente tante. Io adesso leggerò quelle che mi vengono, che trovo qui sul mio computerino, e poi ci sono anche altri tecnici che le potranno ricevere e che contemporaneamente manderanno altre risposte. Allora, iniziamo. Da Margherita, Presidente, solleciti il governo sulla zona rossa della provincia di Bergamo. È un problema che è già stato affrontato, è un problema che si riferisce ad una zona della provincia di Bergamo dove in due comuni si sta sicuramente sviluppando un piccolo focolaio. Ne abbiamo parlato con il ministro, è stato interessato l'Istituto Superiore della Sanità, noi siamo a conoscenza del fatto che a Roma stanno facendo le valutazioni del caso ed attendiamo che da Roma si prenda una decisione circa la opportunità di istituire una nuova zona rossa o meno. Da Cristiano, scuole chiuse ma palestre aperte, che senso ha? È vero, non ha senso, ma non è così. Le scuole sono chiuse, ma secondo provvedimento che è stato assunto dalla nostra regione, anche le palestre sono chiuse. Vedete, e poi andiamo avanti. Il concetto di fondo che è alla base di tutte le scelte che abbiamo fatto è di impedire il contagio, quindi di impedire le zone in cui il contagio si può diffondere, quindi impedire i luoghi in cui ci siano troppe persone, ci sia un affollamento, in cui ci si debba necessariamente toccare, in cui quindi ci sia la possibilità che il contagio si diffonda. Quindi sarebbe assurdo che ci fossero le scuole chiuse e le palestre aperte. Anche le palestre sono chiuse. Da Liliana, Presidente, aiutate le piccole attività. E certo, ha perfettamente ragione Liliana. Noi siamo convinti che ci siano due emergenze in questo momento, l'emergenza sanitaria ma anche l'emergenza economica e dobbiamo dare attenzione ad entrambi. Io credo che l'emergenza sanitaria in questo momento venga prima perché nel momento in cui avessimo eliminato l'emergenza sanitaria, automaticamente l'economia potrebbe ricominciare a funzionare, ma noi crediamo che sia fondamentale dare una mano concreta a tutti, alle piccole attività, ma noi diciamo a tutti i lavoratori, noi diciamo a tutte le partite IVA, ai professionisti, alle imprese piccole, medie, grandi, noi dobbiamo fare in modo che questa situazione venga tamponata nell'immediato e venga aiutata a ripartire alla grande per il futuro. Abbiamo fatto una serie di richieste ieri al governo, al Presidente Conte e dal governo in genere, una serie di richieste ben specifiche che sono state condivise anche dalla Regione Emilia e dalla Regione Veneto e che comportano un pacchetto specifico di aiuti e di sostegni, come dicevo all'inizio, a tutti. Uno specifico aiuto per fare in modo che i nostri cittadini non debbano soffrire per una situazione nella quale sono stati coinvolti senza nessunissima responsabilità. Noi confidiamo che il governo prenda dei provvedimenti utili per i nostri cittadini e non mancheremo di insistere, di combattere e di richiedere quello che non venisse concesso. Noi non faremo un passo indietro. Ancora. Da Alessandra, spero possa rassicurarci un po' perché io sono terrorizzato. Cara Alessandra, no, non va bene essere terrorizzati. Noi, io lo dico dal primo momento, se voi state, seguite quello che io ho detto fin dall'inizio di questa situazione, io non ho mai cambiato atteggiamento. Io, scusate, ho sempre pensato innanzitutto alla salute dei miei cittadini, alla salute di tutti voi, a fare in modo che si possa superare questa questione. E ho sempre detto, non dobbiamo farci prendere dal panico, assolutamente no, ma non dobbiamo commettere delle imprudenze, non dobbiamo compiere dei comportamenti che possano andare contro il tentativo che stiamo facendo di impedire il contagio. Quindi non c'è nulla.
nulla di cui ci si debba lasciar travolgere né angosciare. È una situazione che controlleremo sicuramente, è una situazione nella quale la sanità della Lombardia sta dimostrando le proprie grandi capacità, sta dimostrando di dare risposte efficienti a tutte le necessità che si presentano. Dobbiamo però interromperla, basta, adesso dobbiamo fare in modo che si interrompa questo contagio e che si ritorni alla normalità. E dicevo, noi ci mettiamo l'impegno, la sanità ci sta mettendo un grandissimo impegno, anche voi dovete un pochettino impegnarvi, anche voi dovete tenere sempre viva l'attenzione nel non commettere quelle cose che sono contrarie alla volontà di interrompere il contagio. Ricordatevi quelle cose che vi ho detto, ripetuto e che vi dovete. Perché vedete, una cosa che voglio dire in assoluta sincerità, ci sono dei comportamenti che sono normali, perché è una vita che ci mettiamo, ci tocchiamo gli occhi, che mettiamo magari le mani in bocca. Ecco, adesso dobbiamo concentrarci perché anche quei comportamenti che sono stati per una vita normali vengano interrotti, vengano sospesi. E oltre a questo, io dico, cara Alessandra, stai tranquilla perché adesso inizieremo ad invertire questa tendenza e la situazione gradualmente si risolverà. Roberta, ci dica qualcosa sul congedo dei genitori con i bimbi a casa, ma è una richiesta che noi abbiamo avanzato in maniera molto determinata al nostro governo. Nel momento in cui il governo ha deciso di chiudere le scuole e io credo che la cosa sia necessaria per la tutela dei nostri bambini e per evitare che si possano creare dei focolai ulteriori. Nel momento in cui è stata presa questa decisione, bisogna fare in modo che i genitori però non si trovino in difficoltà, bisogna fare in modo che ci sia la possibilità di curare i bambini che rimangono a casa e che non hanno nessuno che possa controllarli, stare con loro. Io credo che la soluzione migliore sia quella che sia uno dei due genitori a prendersi cura dei propri ragazzi, dei propri figli, possa stare con loro, possa accompagnarli e possa farli sentire felici e contenti anche di rimanere a casa da scuola. Quindi abbiamo avanzato al governo una serie di richieste per fare in modo che ci sia approntate delle misure, non entro nella tecnicalità perché è un po' un pasticcio, è inutile che ve lo spieghi. L'importante è che il genitore possa rimanere a casa, assistere, stare in compagnia di uno dei due dei propri bambini, continuare a prendere lo stipendio e l'impresa, l'azienda non ci rimetta niente. Quindi questo è il concetto di fondo. Il genitore a casa prende lo stipendio, l'azienda non ci rimette niente, verrà risarcita del fatto che un lavoratore non può andare sul posto di lavoro. Roberta, quanto durerà Marco, quanto durerà la chiusura della scuola? Allora, io credo che una risposta non ve la possa dare con assoluta certezza, perché queste sono scelte, sono valutazioni che devono essere fatte dai tecnici, dagli epidemiologi, dai virologi, dalle persone che se ne intendono sicuramente molto, ma molto più di me. E a loro ci affidiamo, a loro chiediamo che prendano delle decisioni in questa direzione. Io credo che non oggi vi posso dire quando si interromperà la necessità di lasciare chiuse le scuole. Io credo oggi di potervi dire che nello spazio di alcuni giorni l'Istituto Superiore della Sanità, i nostri scienziati, i nostri tecnici, le persone che collaborano con noi potranno opportunamente valutare i dati che emergono dalla situazione dell'infezione e sulla base della valutazione di questi dati potranno iniziare a trarre delle conseguenze, potranno iniziare a trarre delle conclusioni e a dirci se è necessario che le scuole rimangano chiuso un giorno in più o se dal 16 si potranno aprire. Credo che si debba attendere poco, qualche giorno e avremo le idee più chiare dai tecnici. Da Marcello, ci rassicuri sui nostri animali. È vero che anche i cani hanno contratto il virus.
a quello che risulta dalle odierne conoscenze della scienza e dei medici che stanno occupandosi della questione, no, gli animali non contraggono, almeno quanto i cani, gli animali da compagnia in altri paesi del mondo, non lo so, qui da noi gli animali da compagnia non contraggono il virus né tantomeno possono trasmettere un virus che non hanno contratto. Questo mi sembra che sia abbastanza evidente. Allora, amici, voglio ancora, prima di salutarvi, perché purtroppo lo so, mi rendo conto che la cosa è stata un po' veloce, ma adesso devo andare ad un'altra riunione per affrontare altri piccoli grandi problemi, quindi mi devo allontanare. Nel frattempo penso che un po' di risposte vi siano arrivate, altre vi arriveranno. Voglio salutare anche in modo particolare tutti gli amici della zona rossa che si trovano sicuramente loro a dover subire più pesantemente di tutti noi, la situazione di una privazione della loro libertà. Loro sono costretti a rimanere in un certo ambito, non possono uscire dalla loro zona. Beh, a loro io dico di tenere duro, li ringrazio per quello che stanno facendo, per l'impegno che ci stanno mettendo. Per il fatto che nonostante questo non si lamentano, non si piangono addosso, ma reagiscono positivamente alla privazione anche della loro, privazione parziale della loro libertà, io penso che, e spero, mi auguro, sono convinto che tutti insieme riusciremo a sconfiggere questo virus e tutti insieme riusciremo a ritornare quanto prima in una situazione di assoluta, normalità. E vi dico una cosa, che questa esperienza sarà un'esperienza che non, quando la vedremo a posteriore capiremo che è un'esperienza che ha contribuito ancora di più a fortificare la nostra comunità, ha contribuito a farci diventare ancora una comunità più coesa, più capace di reagire alle difficoltà e superare i problemi. La Lombardia diventerà ancora migliore di quanto non sia oggi e diventerà una comunità di persone ancora più coscienti di appartenere, di essere un insieme di persone eccezionali. Grazie, grazie per la vostra attenzione. Un saluto, presto ci risentiamo.